Come superare i test psicattitudinali in concorsi, forze dell'ordine, forze armate, o più in generale in selezioni in cui bisogna, diciamo, svolgere delle prove attitudinali. Oggi sono con Francesco, un mio allievo del corso di preparazione psicattitudinale, che ha sostenuto da poco una selezione, un concorso in ambito, possiamo dire, Francesco, forze dell'ordine. Sì. Buongiorno. E allora, Francesco, buongiorno, come va? Tutto bene. Allora, Francesco, tu come mi hai conosciuto innanzitutto? Allora, io tramite i social, su Instagram, mentre scorrevo le storie, è uscito appunto un annuncio dove subito ho contattato la pagina, dove sono stato ricontattato dalla dottoressa Sonia, che è stata sin da subito disponibile. E mi ha convinto subito a partecipare al corso. E cosa ti ha convinto, Francesco, se insomma possiamo sapere? Perché già mi ha trasmesso subito sicurezza nel partecipare al corso. Tu, Francesco, cosa fai attualmente e quanti anni hai? Ho 22 anni e attualmente sono in servizio nella Marina Militare. Ho capito, quindi sei un VFP 1, diciamo. E Va bene. E ti sei voluto preparare per le prove psicoattitudinali con me, nello specifico. Ma tu avevi già fatto altri concorsi, insomma. l'anno scorso ho provato sempre lo stesso concorso e infatti non l'ho superato. E quest'anno ai colloqui infatti tendevano a punzecchiarmi perché, dicendomi perché non l'ho superato l'anno scorso. Però mantenendo la calma e tutto. Quindi tu hai fatto un lavoro anche di introspezione personale rispetto alle tue Certo. capacità, no? Ragion per cui magari l'anno precedente era andato un poco male, no? E quest'anno, che differenza hai notato a proposito, Francesco, rispetto all'anno scorso? Che l'anno scorso sono andato, diciamo, all'oscuro, quindi avevo sempre un po' di ansia, mentre quest'anno sono arrivato lì che già Più quando sono sicuro. entrato sono più tranquillo, sì. Infatti, appena sono uscito dai colloqui già sapevo che fosse andata bene. Ho capito. Quindi tu intanto mi hai conosciuto, mi hai contattato, va bene, hai iniziato la prima parte del corso attraverso un videocorso, quindi hai sostenuto, diciamo, dei classici miei 7 step sulle aree attitudinali indagate durante la selezione. E questa prima parte, Francesco, com'è andata? Molto bene. Difficoltà, insomma, i Ah, contenuti no, sono semplici, difficili. niente. Proprio strada piana. Ho capito, quindi hai svolto delle video lezioni, hai svolto tutti i quesiti, le domande e i test all'interno di ogni video lezione e insomma hai completato la prima parte. Successivamente hai avuto l'accesso a un gruppo riservato dove abbiamo fatto delle coaching Facebook. di gruppo. Come sono andate, Francesco, le coaching di gruppo? Sono andate molto bene anche perché ci confrontavamo tra ragazzi, quindi Quanto tempo hai impiegato tu per il corso? diciamo un mesetto Un mesetto, quindi un mesetto per basta. fare Poi tutto. abbiamo Sì, fatto anche delle consulenze individuali, no? individuali, Come sì. sono andate queste consulenze individuali? Abbastanza bene. Mamma mia, tu Francesco, un ragazzo o una ragazza che si accinge a prepararsi a questi tipi di selezioni, no? Come gli consiglieresti di prepararsi, Francesco? Soprattutto quando si va lì già si sa a cosa si va incontro e quindi è meglio andare già preparati anziché andare all'oscuro. Va bene. Francesco, posso pubblicare questa video testimonianza nei miei Certo. canali affinché possa promuovere il mio corso? Assolutamente sì. Va bene. Francesco, che consiglio gli dai ai ragazzi che ci stanno guardando oggi rispetto al come prepararsi anche per le prove fisiche? Francesco, tu come ti sei preparato? Io mi sono preparato andando da un preparatore perché appunto ci tenevo a questo concorso. Prove Infatti, sostenuto, quali erano le prove fisiche più o meno? le prove fisiche erano 1000 metri di corsa piano in 3 minuti e 50, io l'ho fatto in 3 minuti e 25. Poi il salto in alto 1,20 il minimo, e poi c'era l'incrementale 1,30, 1,40. È un minimo di 15 piegamenti sulle braccia fino a un massimo di 26. Ho capito, quindi tu consigli ai ragazzi, preparatevi naturalmente con qualcuno che vi segue, insomma, un coach. E tutto, senza perdere tempo. Tutto, quindi anche sulle prove attitudinali.
Ho capito. E rispetto agli altri giorni, insomma, come si susseguono di solito? Ci sono delle prove mediche, come si susseguono? Sì, ci sono le prove mediche e dopo ci sono i vari colloqui Colloqui. che io consiglio vivamente di prepararsi. Beh, immagino, data la tua esperienza, Francesco, ormai. Senti un po', Francesco, come ti è venuta la preparazione online? Tu di dove sei? Io di Scilla, provincia di Reggio Calabria. Ok, io non sono di Reggio Calabria, no? No, Quindi no. come ti è venuta questa preparazione online, no? Con un semplice smartphone, mi viene da dire, no? Abbastanza bene, anche perché grazie alle videoregistrazioni, anche se non avevo tempo durante l'orario in cui erano le videochiamate, le potevo riguardare in qualsiasi orario e quante volte volevo. Certo, quindi tu dici il beneficio soprattutto di questo corso è il fatto che si può vedere e rivedere più e più volte, insomma. Esatto. Va bene, Francesco, ti ringrazio per la testimonianza e ti auguro un in bocca al lupo. Grazie mille, Grazie. Francesco. Grazie.